Coach Blain, che emozione è intanto per te tornare in questo palazzetto dopo tanti anni? Ma no, bel ricordo comunque, perché era la prima partita in questo campo, che secondo me è molto bello. E questa è Bocca, è il mio posto di allenatore con Lupo Gane, che se mi ricordo bene, sì, tanto ricordo. E poi vede anche il giocatore con chi ho giocato, allora è un bel momento. Quando Giacomo mi ha detto che facciamo questo torneo qui a Cuneo, ero ancora più contento di aver potuto partecipare a questa competizione. Ma io sono contento, perché comunque ci mancano due giocatori che sono importanti per noi, Ishikawa e Nishida, e ho detto ai giocatori di questo gruppo che comunque, campione del mondo, magari non possiamo giocare con loro, allora devono imparare a fare bene, a giocare bene, a impegnarsi, a, anche se sono partite amichevoli, di provare a giocare fino in fondo. Poi penso che il primo set abbiamo sorpreso un po' questa squadra degli Stati Uniti, che non si aspettava magari un inizio di partita così. Poi un po' dispiaciuto il secondo set, perché secondo me siamo un po' usciti della partita, abbiamo fatto qualche errore in troppo, ma comunque un bel agonismo e poi un bel pallavolo come mi piace. Quello che voglio arrivare ovviamente è sul primo pullo, noi dobbiamo battere Qatar e dobbiamo battere Cuba, anche se adesso Cuba ha recuperato dei grandi giocatori, sarà difficile perché anche fisicamente sono veramente ben messo. Ma per noi uscire del girone al primo o secondo posto sarebbe straordinario, perché dopo comunque sono delle partite secco a eliminazione, allora fino a che non conosci il tuo avversario è difficile proprio non sì. Prima... Sì, bello sfido, comunque sarà anche il palazzetto pieno più di questa sera, e comunque queste partite per noi sono molto importanti, perché è esperienza, e se vogliamo qualificarsi per le giochi di Parigi comunque dovremo a un certo punto battere questo tipo di squadra, allora sì, sarà importante. Poi vediamo se riusciamo a recuperare almeno Nishida, ma se no comunque rimanderà una grande esperienza, speriamo ancora una bella pallavolo.